What have I got to do to make you love me? What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Always seems to be that sorry seems to be the hardest word. La parola bella è nata insieme, col suo corpo e con i piedi nudi lei, è un volo che afferrerei e stringerei, ma sale sull'inferno a stringere me. Ho visto sotto la sua gonna da gitana, con quale cuore prego ancora Notre Dame. C'è qualcuno che le scaglierà la prima pietra, sia cancellato dalla faccia della terra. Volesse il diavolo la vita, passerei con le mie dita tra i capelli di Esmeralda. Bella è il demonio che si è incarnato in lei, per strapparmi gli occhi via da Dio. Lei che ha messo la passione, il desiderio in me, la carne sa che paradiso è lei. C'è in me il dolore di un amore che fa male, e non mi importa se divento un criminale. Lei che passa come la bellezza più profana, lei porta il peso di una croce, croce umana. Oh Notre Dame, per una volta io vorrei per la sua porta come in chiesa entrare. Bella, lei mi porta via con gli occhi e la magia, e non so se sia vergine o non lo sia. C'è sotto Venere la gonna sua, lo sa, mi fa scoprire il monte e non l'aldilà. Amore, adesso non vietarmi di tradire, di fare il passo a pochi passi dall'altare. Chi è l'uomo vivo che potrebbe rinunciare sotto il castigo poi di tramutarsi in sale? O Fiordaliso, vedi, non c'è fede in me. Vedrò sul corpo di Esmeralda se ce n'era.
se il diavolo la vita passerei con le mie dita tra i capelli di Esmeralda. Grazie. Giovanni Pigarella, sassofono. Pigarep. È una storia che ha per luogo Parigi nell'anno del Signore 1482. Storia d'amore e di passione. E noi gli artisti senza nome, senza nome, della scultura e della rima, la rima, la faremo rivivere, 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 da oggi all'avvenire. E questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa. E tutto sale su verso le stelle, su mura e vetrate, la scrittura e architettura. Con tante pietre e tanti giorni, con le passioni secolari, l'uomo ha elevato le sue torri con le sue mani popolari, con la musica e le parole ha cantato cos'è l'amore e come vola un ideale nei cieli del domani. E questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa. Tutto sale su verso le stelle, su mura e vetrate, la scrittura e architettura. In questo tempo delle crolla il tempo delle cattedrali.
Grazie. Allora, noi siamo qui per un motivo, per un motivo importante, noi tutti, noi qui e voi lì. Siamo qui per la Città della Speranza, per questa fondazione che offre a tutti coloro che ne hanno bisogno un servizio fondamentale. Quindi mi piace, sono molto felice di vedervi così tanti, così numerosi e così calorosi anche. È importante che non perdiamo di vista l'obiettivo che riguarda un reparto per, di pediatria oncologica. Voi sapete che a Padova già c'è questo tipo di servizio e a Padova questo servizio viene fatto, ma per chiunque sia fuori di Padova è molto difficile riuscire a, ad accedere ai servizi di Day Hospital e via discorrendo. Perciò cerchiamo di avere un punto di riferimento anche a Vicenza e insomma noi siamo qua a testimoniare la nostra solidarietà e farei un applauso a tutti coloro che ci hanno aiutato, che sono gli organizzatori di questa manifestazione, Stefania Fochesato in testa a tutti, che sono gli sponsor che hanno messo i danari e che è il centro sportivo Palladio che ha messo questa struttura a nostra disposizione. Vai, 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 vai. Volevo quindi per questo motivo chiamare il presidente della Fondazione Città della Speranza, Franco Masello, che meglio di me vi illustrerà questa iniziativa. Buonasera a tutti e soprattutto grazie di essere qua. È una delle prime volte che mi trovo a Vicenza a parlare della fondazione, anche se a Vicenza la fondazione è nata a Malo, della verità. Forse pochi sanno, forse qualcuno ha letto qualche articolo sul giornale di che cosa si tratta. È una fondazione che compie quest'anno 10 anni, che è nata il 16 dicembre del 94, su una necessità gravissima che aveva l'intera Regione Veneto nell'ambito del reparto di oncoematologia pediatrica. Nel Veneto si ammalano mediamente circa 200 bambini all'anno. Le cure sono lunghissime e oggi Padova praticamente cura circa 1700-1800 bambini. Non sono solo bambini di Padova, sono bambini che adesso arrivano un po' anche da tutta Italia, perché Padova è diventato praticamente uno dei centri, se non il centro più importante a livello italiano. Lo è diventato da che è stata costruita la clinica a opera della fondazione, ma soprattutto da quando abbiamo cominciato a pensare in grande. Pensare in grande vuol dire non soltanto ospitare i bambini, ma vuol dire dare a loro la possibilità di guarire. Solo che dovremmo fare molto di più. Io vi ringrazio di essere qua stasera perché voi date la forza a noi che ci crediamo in maniera particolare a continuare ad andare avanti. Grazie. Noi invece, concretamente, proseguiamo col nostro spettacolo e con delle canzoni un pochino più morbide all'inizio, perché non vogliamo subito colpirvi allo stomaco con l'energia della US Band, che è arcinota. E facciamo qualche pezzettino giusto per abituare le vostre orecchie e poi piano piano spero che ci sarà anche il modo per voi di scendere qui fra di noi e di ballare insieme, perché questo poi è sempre stato il nostro mestiere, far ballare la gente. Quindi allora vi proponiamo un pezzo che è riuscito anche ultimamente in una versione dei Blue con Elton John, è una bellissima canzone d'amore che si intitola Sorry Seems to Be the Hardest Word. Got to do to
of me. What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Always seems to be that sorry seems to be the hardest word. Gianluca Carollo. Yeah.
grazie. Gianluca, il maestro Carollo Alficorno. Andiamo avanti sempre con questo repertorio un po'. Il pezzo si intitola, è un pezzo di Lionel Richie che si intitola Easy. Sounds funny, but I just can't stand a bit. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, I've done all I can. You see, I bet all and I borrow. Yeah. That's why I'm easy. Like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? And make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. Yeah. That's why I'm easy. Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Oh yeah, oh yeah. Yeah.
Allora, quando un uomo ama una donna, non vorrei ripetermi, ma questa canzone, mi ripeto, la dedico a mia moglie. His mind and nothing else. He changed the world for the good things is fine. If she's bad, he can see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend and we'll put it down. When I his very last time trying to hold on to what he needs. He'd give up all his comforts and sleep out in the rain. Love and ask the never see. When a man loves a woman, I give her everything, everything I had. Trying to hold on to your high-class love. Baby, please don't treat me bad. Loving eyes can never see. Yes, when a man loves a woman, I know exactly how I feel. 'Cause baby, baby, you are all my world. Che cos'è la US Band? La US Band è questo gruppo qui che voi vedete, ma praticamente questi qui, questi due qui, eccolo qua. Questo è il gruppo che è fondatore, giusto? Della US Band, che è nata nel lontanissimo 93. Quindi sono 11 anni che noi suoniamo insieme. Questi sono i fratelli Carollo che vi presento, Gian Matteo e Gianluca Carollo. Nella band negli anni si sono avvicendati ben 48 musicisti, però diciamo che questa band che vedete è una band che lavora già da tantissimi anni insieme,
Quanti sono? Tanti, eh? Quanti sono? Chi lo sa? Una decina? No, meno, dai. Sette anni, tu, noi credo. E insomma, invece il nuovo arrivato al quale vorrei fare uno speciale applauso è Francesco Corona, il batterista, che è eccezionale, bravissimo, è giovanissimo. Benissimo. Ecco, quindi capite che fra di noi innanzitutto c'è un rapporto d'amicizia. E poi, nonostante ognuno di noi abbia trovato delle belle strade nella vita, perché ognuno di noi ha fatto delle belle cose, loro fanno parte di un bel gruppo che si chiama Misto Nocivo, che quando uscirà il loro disco dovete comprarglielo, perché se no, cioè comprateglielo, ecco. Poi loro, come sapete, questi tre personaggi che sono nei fiati sono talmente bravi che quando li ha visti Paolo Belli ha detto va, li pigliamo tutti e tre. E infatti sono già 3 anni che suonano con Paolo Belli. Lui suona tutti gli strumenti, infatti è stato per questo che bene o male non si riusciva mai a capire. Ma si vuole devo chiamare un cantante, chi si chiama? Francesco Corona. Devo chiamare anche un trombettista, ma chi si chiama? Francesco Corona. Ma devo chiamare un batterista, Francesco Corona. Allora, Francesco Corona fa il batterista ed è dire di nuovo qui fra di noi. E invece qui ci abbiamo Antoine Le Boyau, Antonio Lanzillotti, che è, diciamo, l'anima tecnologica del gruppo, che anche lui è tanti anni. E come sapete, noi abbiamo cominciato insieme US Band perché con Umberto Smaila Band. Scusate. Partecipare alla riunione di questa band. È il primo concerto dopo tanti anni, 2 anni di Notre Dame de Paris, 4 mesi di Tosca, però questa band è sempre nel mio cuore ed è sempre nel nostro cuore. Adesso voglio il vostro aiuto sulle mani, dico
Aspetta, tieni la cassa, tieni. Bene, così almeno continuiamo questa. Ok. Volevo presentarvi Dulcis in fundo, il bassista, Mr. Pez, Davide Pezzin. Sentirete poi, avremo modo di sentire le sue doti. Ok. Questo è un pezzo degli Earth, Wind and Fire. 1, 2, 1, 2. Say that you remember, body out, dancing in September.
gruppo di Earth, Wind and Fire. Sulle mani tutti insieme. Voglio sentire. Questo invece è il gruppo dei Cool and the Gang. Yes, it's late as night, and the feeling's right. Yes, it's late as night, oh, what a night. Yes, it's late as night, and the feeling's right. Yes, it's late as night, oh, what a night. You are that girl, and night is precious everywhere. From New York to Hollywood, the ladies' night, and girl, your feeling's good. Oh, yes, it's late. This night, and the feeling's right. Yes, it's late as night, oh, what a night. Yes, it's late as night, and the feeling's right. Yes, it's late as night, oh, what a night. On this go life, you'll be hard to be fooled. I gotta feel all confused and body here, body there, everywhere. This is your body, baby, you've got to be there. I said it. Come on, dance and celebrate. Oh, late night, and the feeling's right. Yeah.
E questo pezzo si intitola Satisfaction. Just another break in the wall.
avete capito da questo che noi non abbiamo nessun preconcetto rispetto a nessun genere musicale. Abbiamo fatto negli anni 70 la famosa disco music o disco dance, abbiamo rivisitato dei pezzi di rock, dei grandi pezzi di rhythm and blues, e ancora in mezzo al rock c'è un gruppo che sono 25 anni che è sulla breccia, 30 forse, 30 anni. Loro sono gli Aerosmith. Adesso vi faccio un pezzo, anzi vi facciamo, scusate, un pezzo che si intitola Suona la musica funky, Play the funky music. We'll be right back.
Siamo su una spiaggia della Giamaica, della verde Giamaica. Quindi immaginate di sorseggiare il vostro drink preferito, analcolico, alcolico che sia, poco alcolico. L'alcol fa sudare. E così, sotto il sole, magari all'ombra del sole, cantare con noi questa simpatica canzone. No woman, no cry. Sentiamo voi, vai, belli forti. No woman, no cry. Non ho capito molto bene. No woman, no cry. Tutti insieme. No woman, no cry. Yes. Said I remember when we used to sit in the government yard in Tank Town. Over 7, the hypocrites. When with the people we meet, good friends we have, good friends we lost. You can't forget your past. So dry your tears and say, I say no woman, no cry. Tutti voi anche lì. No woman, no cry. E tutti insieme. No woman, no cry. Vai. Cantiamo canzone. Donne. Eh sì, aspetta. Una mia così facile. Io dico donne e tu lo dovete dire come si deve. Perché se no non funziona l'interscambio culturale fra il palco e la platea. Figa. Cioè, potevi anche evitare. Vagino. Donne. Ecco, però la tribuna ancora è stata zitta. Vagina. Allora, volete tirar fuori la voce o no? Donne, vai. In cerca di guai. Tutti insieme, vai. Donne, non suona mai. Donne, in mezzo a una via. Donne allo sbando senza compagnia. Negli occhi hanno dei consigli e tanta voglia di avventure. Si hanno fatto molti sbagli, sono piene di paure. Le vedi camminare insieme nella pioggia sotto il sole. Dentro pomeriggio opaco, senza gioia né dolore. Dico donne, non in cerca di guai. Non è un telefono che non suona mai. Donne, non in mezzo a una via. Donne allo sbando senza compagnia. Hanno gli aeroplani per volare ad alta quota, dove si respira l'aria, qui la vita non è vuota. Le vedi camminare insieme nella pioggia sotto il sole. Troppo pomeriggio paghi senza gioia né dolore. Dico no woman, no cry. Vai. No, sì, woman, no cry. No woman, no cry. Gli occhi a... e poi cosa le tue calzette rosse e l'innocente cosa due aran. Vai, cosa facciamo? Respiravamo piano. E le due
due, anche sopra, eh. Bello questa cosa del mare, facciamola. Oh mare! Fatti un po' tutti e mancano gli Chic. Ma come? Questa canzone si intitola Le Freak, però tutti la chiamano Freak Out. Oh, Freak Out! Freak Out! Vai! Oh, Le Freak So Chic. Apart new Dutch clay. Listen to us, I'm sure you'd be amazed. Big fun by everyone. It's up to you, you surely can be done. With it all, I'm doing it on tour. Just one second, the jitter will be sure. It's gonna freak, that doing not today. And all of us will show the way. Oh, freak out! Le freak so chic. Insieme, occhio. All that pressure let you down. Have you heard the spinning all around? Feel the river, twist the ride. And have to ring the time. At the days of stomping and survive. Now I've got a freak. Oh, what a joy. Just come on down. Upon the floor, oh, freak out. Le freak so chic. But I can't, oh, say, oh, le freak so chic. Vai, Davide Pezzin, Mr. Pez, e Francesco Corona.
Ma non la, vabbè, via. Ma la sapete? Sì, sì, la sapete bene, vai. Quale? No, questa è... Cioè, il titolo, Vittorio, Vittorio... Vai, vai, titolo. Che è bellissima, l'ho sentita. Questo si intitola Quando si dice l'improvvisazione. Parlami di Firenze e della Rinascenza, novità di Bramante e di Stil Novo e Dante. Vanno laggiù e cercano nel vento il Nuovo Testamento della rotta alle Indie. C'è Lutero che inventa un Nuovo Testamento e noi siamo all'alba di un mondo che si scinde. Si dice. Grazie Granguano. Con le presse a Norimberga sta stampando l'avvenire. Tesi, satire, eresie, l'aria nuova farà, l'uomo chi la vivrà. Ogni piccola cosa ucciderà le grandi, il libro ucciderà altari e cattedrali, la stampa imprimerà la morte sulla pietra, la Bibbia sulla chiesa e l'uomo sopra Dio. E questo uccide quello. Navi vanno laggiù e cercano nel vento il nuovo orientamento della rotta alle Indie. C'è Lutero che inventa Testamento, e noi siamo all'alba di un mondo che si scinde. L'aria nuova farà. Grazie, grazie. Non me l'aspettavo, mi hanno fatto una sorpresa questi disgraziati. Me l'avete fatta anche voi ed è veramente una cosa speciale vedere e sapere che tanta gente si è emozionata con quest'opera.
Sono cose, io sto cercando di spiegarlo anche a delle persone che sono convinte che tutte le opere possano essere dei successi come Notre Dame de Paris. Io dico che non è possibile. Io dico che successi così avvengono una volta ogni 200 anni e io ho avuto questa grossissima fortuna, anche forse un pelo di capacità, per fare parte di questa incredibile opera che ha messo d'accordo i treenni e i 93enni. Adesso io volevo andare avanti come... Ma Scarpia non ve la so fare. Ormai è diventata una cosa, una specie di salottino. Aspetta, passami la chitarra. No, ma quella classica lì. Sono più classico, si vede, insomma, anche l'età. Come dice. La chitarra elettrica. Provo, eh. È tanto anche che non la canto. Avete presente? No, forse chi è un po' più grande si ricorda il duo di Piadena. Erano due che stavano così, cantavano. Oh quanto è bella l'uovo carina, oh quanto è bella andarla a vendemmia, a far l'amor con la mia bella, a far l'amore in mezzo al pra. Ah, c'è anche il... Allora... No. Grazie. Toro De Rossi. Grazie. Allora, no, te la ricordi quell'altra invece che si faceva? Ti ricordi? Quella faceva... No, era uno scherzo. Però ce n'era una alla festa di Umberto, ti ricordi? Oh, quanto è bello! Allora, la canzone in questione è... per te io morirei, davvero lo farei, per te io cambierei, tranquillo, onesto, virtuoso, pacato, ben visto, davvero, insisto, per te io non lo so cosa farei. Sarei un angelo del cielo e prigioniero resterei di ogni tuo gesto, ogni capriccio, te lo giuro imparerei. Solo se avessi il tempo, dammi il tempo e tu vedrai cose che non immagineresti mai. Rose su rose fino a che sedotta ti abbandonerai. A me in ginocchio come adesso, che non l'avevo fatto mai. Vedi che piango per te. Io mi pettinerei, o chi lo sa, ma sì, mi sposerei. Ho già l'età, farei contenti miei. Poi nel profumo del tuo letto tu non sai cosa farei. Tanti bambini somiglierebbero a te, più a te che a me. Buoni e carini non come me, che non lo sono stato mai. Lo sai perché? Se te lo dico non ci crederesti mai.
non prendevo il latte da mia madre, in più mio padre mi picchiava tutte le sere, non smetteva mai. Poi mi diceva che mi amava, da grande un giorno tu lo capirai. Ed è per questo che ogni volta che ci penso, che ti incontro, ti rivedo, come adesso piango. Grazie. È Disco Inferno.
Ray Charles ha scritto questo pezzettino, ha cantato questo pezzettino che è eccezionale, nel quale voglio vedervi al pieno della forma, perché io avrò, non ho bisogno di voi, se non ci siete voi questo pezzo non riesce. Quindi avanti con Shake Your Tail Feather. Well, I heard about a fella you be dancing with all over the neighborhood. Adesso faremo il twist. Uno, due, one, two, three. Do the twist. Vai, vai. Chi è sulle tribune lo può fare anche seduto. Molto bene. Adesso nuoteremo. Sulle tribune viene benissimo, qui si usano solo le mani. One, two, three. Do the swing. Respiro. Vai, 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 vai. Ok. Vediamo. L'alga marina. Ce n'è un punto. Facciamo l'alga marina. Attenzione. One, two, three, l'alga marina. Un po' destra, un po' sinistra. L'alga marina è bellissima. Adesso faremo il granchio. Ci piacciono queste cose marine. Il granchio si fa in questa posizione. Piedi, posizione, cos'è la quinta questa, ragazzi? Queste sono le chele. Pronti? Uno, due, un, due, tre, do the granchio. A destra! Sorridere, muovere i dentini. Ora facciamo la gallina. Due, one, two, three, e la gallina. Ti è girarsi! La gallina, la gallina! La gallina! Ah! Ma tu pensa! Ecco,
Con questo pezzo la US Band vuole salutarvi. Ma ragazzi, un pochino più piano, scusate ragazzi, un pochino più piano, perché non bisogna perdere di vista l'obiettivo. L'obiettivo di questa sera, voi lo sapete, è creare un reparto di oncologia pediatrica a Vicenza, di modo che le famiglie che sono coinvolte da questo dramma terribile non debbano andare già così prostrate come sono dal dolore e dalla sofferenza, non debbano andare in un'altra città a sostenere delle cure e ad avere delle spese. Quindi cerchiamo di non perdere di vista l'obiettivo. Noi stasera ci siamo divertiti, la musica è sempre un veicolo per le cose buone, almeno questo è quello che ho sempre pensato io. Quindi tenetevi stretta la gioia di questa sera, se avete avuto gioia, ma io penso di sì, senza inutili false modestie, insomma, mi è sembrato che siate stati tutti con noi. Quindi tenetevi stretta questa gioia, però trasformatela, e domani parlate con i vostri amici, con le persone di questa grande, importante, importantissima iniziativa, perché i bimbi sono il nostro futuro. Io personalmente ho sempre avuto una particolare predilezione per questi esserini indifesi. Vederli malati è una cosa che faccio molta fatica a sopportare. E credo tutti, ognuno, chiunque abbia un cuore fa fatica a sopportare l'immagine di un bimbo che sta poco bene. Quindi andiamo avanti, cerchiamo di tenerci questa bella gioia e trasformarla in altra gioia, trasformarla in magari denaro da dare al reparto, denaro da dare alla città della speranza, denaro, aiuto, perché no? Ci sono delle famiglie che si ritrovano da sole, magari delle madri sole o dei padri soli con una bimba, un bimbo malato, e magari un aiuto per chi avesse del tempo a disposizione sarebbe un aiuto sicuramente ben accetto. Ringrazio ancora il centro sportivo, qui il centro sport Palladio, che ci ha donato gratis questa bellissima sala e ci ha permesso di passare queste 2 ore e mezzo come era 2 anni che non passavo, perché voi dovete sapere che il 21 di gennaio dell'anno scorso, io ho fatto l'ultima cosa con la US Band, abbiamo registrato un disco che poi è sparito immediatamente, però insomma è stato come una firma di una lunga collaborazione, no? E questo disco si intitola The Heart of Rhythm and Blues. Spero che di questo disco verrà fatta una nuova versione, lo saprete se vi collegherete al sito www.vittoriomatteucci.it, che molti di voi conoscono già, eh? Allora voglio presentarvi la band. Ho ringraziato il centro sport Palladio, ringrazio Stefania Focchesato che è laggiù, che ha organizzato da sola, praticamente da sola, se non ci fossi stata te questa cosa non ci sarebbe stata, è inutile. E poi ringrazio il presidente che ci ha parlato con parole molto dirette, è una persona che mi ha colpito, perché di solito si sentono tutti questi bei discorsi, però invece questo personaggio è arrivato, ha detto cose diritte, precise, e quindi bene, bene così, avete potuto capire molto meglio. Ringrazio la mia capa webmaster Gabriella Marchetti, Gabri, che mi ha portato sicuramente con questa informazione che è di questo concerto sul sito, mi ha portato tantissimi amici che io ho visto a Roma, ho visto a Torino, ho visto in giro per tutta l'Italia, ho visto a Verona, ho visto dappertutto. Quindi io devo ringraziare voi. Credo di non aver dimenticato nessuno, gli organizzatori tutti, d'accordo?
Non ho, ho dimenticato soltanto i musicisti. E allora adesso piano piano li dirò. I musicisti e coloro che hanno lavorato con noi per farvi sentire questo spettacolo, che sono i famosi tecnici del suono, cioè i fonici. In particolare Gaetano, che è un nostro vecchissimo amico, che anche lui ha cominciato insieme a noi, ma tanti tanti anni fa, a fare i postacci più incredibili. Ringrazio Gaetano per tutti, Gaetano e Marco, che sono quelli che conosco di più, però ringrazio anche Matteo alle luci, ecco, mi sono ricordato il nome, hai visto? Ma sai, non era difficile scordarselo, non era difficile ricordarselo, perché Matteo mi ha accompagnato per un anno e mezzo di Notre Dame de Paris. Bene, a questo punto mancano solo i musicisti. One, two, one. Come on, baby, don't you wanna go? Oh, come on, baby, don't you wanna go? Back to the same old place, sweet old Chicago. E volevo ringraziare anche, scusate, faccio l'ultimo ringraziamento, me lo concederete? Ringrazio una persona per la quale probabilmente io non riuscirei a fare tutte queste cose, senza la quale non riuscirei a fare tutte queste cose, questa persona è mia moglie Gloria. Sicuramente, sicuramente. E sono anche molto contento che la mia bimba Bianca sia qui, che sta dirigendo questo gruppo di ballerine. Mi piace molto questa cosa. I say, wow, yeah. Bene, li ho detti proprio tutti a questo. Alla chitarra, Alberto Toro De Rossi.
What have I got to do to make you love me? What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I got to do to be heard? What do